Buongiorno. Proprio di fronte ad un grande bosco abitava un povero taglialegna con la moglie e i due figli. Il figlio si chiamava Hansel e la figlia Gretel. Il taglialegna aveva poco da mettere sotto ai denti e quando nel paese ci fu una grande carestia, non poté nemmeno più procurare il pane quotidiano. Una sera, mentre i pensieri lo assalivano e si rigirava nel letto dal dispiacere, disse sospirando alla moglie: Che ne sarà di noi? Come potremo nutrire i nostri figli se non ne abbiamo più nemmeno per noi? Senti, marito mio, rispose la moglie, domani mattina all'alba ti condurremo nel bosco più fitto. Accendiamo un fuoco e diamo loro ciascuno un pezzo di pane. Poi andiamo al lavoro e li lasciamo lì da soli. Non troveranno più la strada di casa e noi ce ne saremo liberati. Questa è la conosciutissima fiaba di Hansel e Gretel, dei fratelli Grimm. Una fiaba cattiva, una fiaba terribile. Cosa c'è di più terribile di due genitori che decidono di abbandonare i propri figli nel bosco? E ancora più terribile. Una volta abbandonati incontrano una strega terribile che li vuole mangiare. Ma perché è così importante raccontare questa fiaba ai bambini?